Invece Luciano, stamattina la notizia del giorno è il no sul voto per la giunta su Salvini, sul processo Open Arms. Insomma, sappiamo come sono andate le cose, le abbiamo raccontate in diretta, sono 13 addirittura quelli che hanno votato no, compreso Giarrusso, ma anche un'altra dissidente 5 Stelle, la Riccardi, e dall'altra parte con Italia Viva che dice noi non votiamo. Che segnale è? Perché insomma ogni giorno Renzi ci dice, ci fa, come dire, ci dà dei segni di fumo? Ma sì, Renzi ci ha abituato a fare un gioco in cui c'è una continua ricerca di distinguersi, di dissociarsi rispetto alla maggioranza di governo. In questo caso, naturalmente, l'atteggiamento dei senatori di Italia Viva è la cosa più importante di questa mattinata, perché può avere ripercussioni sul voto in aula, perché si era sempre detto, probabilmente in giunta verrà abbocciata la richiesta d'autorizzazione, ma in aula i numeri sono diversi. Adesso, con un atteggiamento di questo genere da parte di Italia Viva, i numeri al Senato diventano del tutto problematici per la maggioranza, per l'intenzione della maggioranza di dire sì al processo. Naturalmente Italia Viva ha preso una posizione diversa rispetto ai precedenti casi, quello della Diciotti e quello della Gregoretti. Sta, diciamo, nel movimentismo di Renzi, nel voler spiazzare sempre le situazioni, costruirsi un ruolo e distinguersi giorno dopo giorno da questa maggioranza, nell'idea che ne debba, secondo me, arrivare nelle sue intenzioni Qualcosa. qualcosa di diverso.